E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a parlare di Scaleless. Voi mi direte: Andrea, perché non hai ancora Scaleless? Ragazzi, non me l'hanno consegnato. Purtroppo c'è stato un ritardo sulla consegna, dovevano consegnarmelo una settimana fa, ma hanno avuto dei problemi. Quindi oggi vi vado a parlare un po' delle caratteristiche, ma soprattutto dei prezzi. Quindi iniziamo! Allora, eccoci qua. Parliamo di Skyglass. Skyglass, prima cosa, evento straordinario, presentazione straordinaria con tante persone, tanti attori e ovviamente di Sky, e soprattutto tante novità. Questo ecosistema fa veramente paura. Certo, bisogna avere una connessione veramente dedicata. Molti dicono, cioè, il minimo sindacale sarebbe 10 megabit. Però 10 megabit secondo me non bastano. Minimo ce ne vogliono 30-40. Perché questo? Perché non avete il servizio 4K. Con il servizio 4K minimo dovete avere 30 megabit e quindi dovete avere una bella banda e soprattutto una bella connessione per questo tipo di televisore. Chi ha una connessione pessima, come in tante parti dell'Italia purtroppo, sì, succede ancora, questo tipo di televisore lo sconsiglio. È vero, va contro i miei principi, va contro le mie cose. Un abbonamento normale a Sky Glass e a Sky normale e un televisore normale, quello ancora vi va bene perché funziona con la parabola e non avrete problemi di sicuro. Per questo motivo, infatti, io anche io ero titubante. Adesso, prima di installare Sky Glass, cercherò di migliorare la mia rete internet per farla funzionare al meglio. Allora, Skyglass in pratica avete tre misure, dai 43 ai 55 fino ai 65 pollici. Avete tre tipi di prezzo, potete pagarlo sia in 24 rate che in 48 a seconda del prezzo. E a seconda del televisore si parte da una cifra dagli 11,90 euro al mese fino ad arrivare al 65 pollici che vi arriva dalle 27 euro al mese, 27-28 euro al mese. Questo lo potete prendere in varie colorazioni, cioè blu, bianco, verde, rosa o nero. Ci sono queste colorazioni. Avete Potete anche prendere la cover sticker che costa 49 euro, e poi potete anche acquistarlo in un'unica soluzione. Per esempio, il 43 pollici siamo sui 597 euro, il 55 895 e il 65 a 1193. Però ragazzi, non è che voi andate lì, comprate solo il televisore e vi arriva a casa. Il televisore ovviamente vi arriva a casa tramite un corriere specializzato, viene lì, ve lo monta. Potete anche scegliere di montarlo al muro, a parete, dove volete. Ci sono qualche cosa aggiuntiva in più e potete anche smaltire il vostro vecchio televisore. Queste opzioni ve le daranno al momento del contratto, potrete scegliere lì se fare l'installazione o no a seconda di dove lo volete mettere, e poi lo attivate voi. Cioè, che significa? Prima cosa, voi acquistate questo televisore, ma dovete fare anche un abbonamento Sky. L'abbonamento Sky, che parte da 19,90 euro, che è Sky TV e Netflix, che poi può aumentare a seconda dei pacchetti aggiuntivi che andrete a mettere. Invece, mentre chi ha già un abbonamento Sky può
integrare il proprio abbonamento con lo Sky Glass. Cioè, che significa? Non avrete più il decoder di Sky, ma il decoder sarà tolto e un upgrade a Sky Glass. L'abbonamento vi andrà via fibra, cioè non avrete più l'uso della parabola e vedrete tutto Sky attraverso internet. In pratica, se voi avete già un abbonamento con Sky TV, Cinema Sport e Calcio, prima cosa dovete fare anche l'abbonamento a Netflix. È solo 5 euro, non è un problema. Facendo l'abbonamento anche a Netflix, poi potete scegliere dal pacchetto quello base a quello superiore, lì vi potete anche sbizzarrire e scegliete il vostro televisore, scegliete la grandezza, vedete bene la grandezza dove metterlo, il colore soprattutto, perché ci sono dei colori fantastici. Anzi, quello che vi voglio dire, se lo volete cercate di ordinarlo subito, perché già molti prodotti stanno arrivando al limite. Per esempio, quello blu sta andando a ruba, anche se secondo me quello verde e quello rosa sono i più belli. Quindi quello che vi volevo dire, Sky Glass è proprio una vera figata, lasciatemelo dire. L'ho testato, l'ho provato, soprattutto ha un comando vocale fantastico, la televisione si accende anche se ti avvicini lì, ha un sensore di movimento. Certo, potrete anche regolarlo e potrete anche disattivarlo, quello non è un problema. Potete parlare anche con lui dicendo ciao Sky Glass e vi parla. E poi c'è anche una bella notizia, cioè per chi vuole avere altri decoder in casa, cioè come lo Sky Q che potete avere in mini, avrete altri tipi di decoder che si chiama sistema multiscreen. E il vantaggio dei nuovi sistemi multiscreen, del nuovo sistema multiscreen, è che potrete vedere i video in 4K. Cioè, che significa? Prima e anche adesso gli Sky Mini non sono abilitati per il 4K perché non ce la fanno a trasmettere. Invece i nuovi mini dello Sky Glass del sistema multiscreen hanno la possibilità della visione in 4K. Quindi questo, se voi volete avere una cosa completa e avete altri televisori in 4K, questa è la soluzione migliore. Però c'è questa piccola pecca, che purtroppo, come vi ho detto prima, in varie parti ci sono ancora questi problemi, è la connessione. Sì, voi potete avere lo Sky Glass, volete il 4K, volete tutto quanto, ma dovete avere una connessione minima di 50 mega per avere sia Sky Glass sia che il multiscreen. Voi mi dite, ma io lo connetto via wifi, lo connetto... Dovete, secondo me, bisogna creare un sistema ad hoc. Perché un conto, se avete il modem vicino allo Sky Glass, lo attaccate con il cavo e la velocità diciamo che migliora. Un conto se lo dovete anche collegare in wifi e la distanza è tanta, dovete controllarlo bene. Quindi fate prima delle considerazioni prima di fare questo acquisto. Ovviamente è una cosa nuova, nuovissima, bisogna vedere tutte le alternative, bisogna vedere come funziona e come andrà, perché noi l'abbiamo testato, ma l'abbiamo testato poco. Come le cose nuove, tutte le cose nuove vanno aggiustate, vanno regolate. Certo, Sky Glass ormai esiste da molto molto tempo nel Regno Unito, già funziona alla grande nel Regno Unito, però i sistemi di comunicazione e internet funzionano in modo diverso. Quindi quello che vi dico io, andate a controllare, controllate soprattutto la vostra connessione
e poi fate l'acquisto. Comprate il colore che vi piace, sempre se ci sono disponibili. Soprattutto se siete interessati al colore blu, mi raccomando, correte a ordinarlo e spero di vederci al prossimo video con il nostro Sky Glass. Lo proviamo. Mi raccomando, se non l'hai fatto ancora, iscriviti al canale, lascia un like, scrivi sui commenti quello che ne pensi. Non mi dire perché Andrea non hai ancora Sky Glass. Lo stavo aspettando, mi hanno ritardato le consegne. Amen. Andremo avanti. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!